la richiesta dei consiglieri comunali del gruppo non ci siamo, che chiedevo un consiglio comunale urgente, e dovevo comunicare che anche la CIA contestualmente inviava una nota dove richiedeva la convocazione di un consiglio comunale. Abbiamo voluto fare l'accordo di amministrazione questo evento, questo consiglio comunale aperto, perché è questo il luogo della comunale, il luogo deputato a farsi portavoce dei problemi della cittadinanza. Allora io sono felice oggi, capiamo felice in un momento sicuramente di protesta, però sono felice non solo della partecipazione degli agricoltori, ma soprattutto della partecipazione della cittadinanza che ha risposto bene, che è stata presente, che ci sostiene, che ci ha sostenuti da chi ci ha sostenuto offrendoci magari dell'acqua, chi prende i panini, chi ci ha sempre battuto le mani, insomma è il simbolo che la cittadinanza avverte questo problema. E io volevo ringraziare di cuore gli agricoltori di Serra di Falco, quelli di Monteloro, la delegazione degli agricoltori di Monteloro, quelli di San Cataldo, alcuni di Canicattì, perché sicuramente non cambieremo le sorti del paese con questa amministrazione e ne siamo tutti consapevoli. Sarebbe un errore provare a prenderci in giro e non è assolutamente la nostra intenzione. Però volevamo mandare un messaggio che noi ci operiamo pure, siamo insieme a voi, siamo insieme agli agricoltori di questo territorio, rivendicano la loro centralità nell'economia del territorio, perché l'agricoltura e l'allevamento sono l'unica vocazione produttiva, l'unico settore produttivo di questo territorio. Ed è doveroso che lo Stato, l'Unione Europea, vengano messe in atto delle politiche volte a mettere nelle condizioni gli agricoltori e gli allevatori di poter continuare a lavorare in queste aziende, dando dignità e diritti a queste categorie che sono state per troppi anni calpestate dall'acqua, le condotte idriche che non funzionano, la calamità naturale, per cui io penso che sia un impegno che dobbiamo assumerci con l'amministrazione nelle chiedere, insieme agli altri sindaci, poi c'è il sindaco di Monteloro che ringrazio infinitamente per la partecipazione, c'è la giunta, arriveranno il presidente del Consiglio Comunale di Sumatino, ci saranno diversi presidenti del Consiglio Comunale, consiglieri tutti, perché non si può lasciare solo questo settore. E quindi dicevo che è importante che questa amministrazione, insieme a tutte le altre amministrazioni, facciamo carico di chiedere lo stato di calamità naturale, un sostegno alla regione, un sostegno a tutti gli agricoltori che si trovano a fronteggiare un'emergenza climatica forse senza precedenti. Oggi ci ritroviamo con un piove da un sacco di tempo, e voi sapete meglio di me quelli che sono i problemi dell'agricoltura, per questo abbiamo voluto organizzare questo evento, perché vogliamo mettere a verbale, vogliamo scrivere quello che voi ci direte per mandarlo a tutti gli organi competenti, nella speranza che questa rete di agricoltori, di allevatori che si è venuta a creare a livello nazionale possa portare a casa qualche risultato. Quindi siamo qui ad ascoltarvi, siamo qui, siete voi oggi protagonisti di questo consiglio comunale e noi siamo al vostro fianco, siamo noi al vostro fianco ad aiutarvi in questa grande battaglia. Grazie, a voi la parola. Vediamo adesso i vostri interventi, vi prego di non dilungarvi troppo, iniziamo dall'appello dei consiglieri comunali, dopodiché vi darò la parola, ovviamente siamo qui ad ascoltarvi, a mettere per parlare e a lavorare insieme a voi per voi. Iniziamo, Martino Basilio, sull'Entienza, presente, Enrico Daniele, presente, Pace Italia, presente, Lucio Ferreira, presente, Opolina Silvia, presente, Alain Massimo, ho visto presente, Fenix, Gianella Nina, presente, Alain Massimo, presente, presente, Fenix, Laura Concetta, assente, c'è, Ingrao Leonardo, assente, impegnato l'ultimo, Saponte Alessandro, presente, ho visto, Saponte Calogero Cappello, assente, che certamente sarebbe stato dei nostri. Quindi possiamo iniziare la seduta. Io
Lei quindi, sindaco, voi vuole intervenire? Grazie. La parola. Salve a tutti. Quando Gaetano, che rappresenta di fatto il tramite tra la categoria degli agricoltori e degli allevatori e questa amministrazione, mi ha contattato, io ricordo sempre che il mio grazie infinito va a loro, soprattutto perché nei momenti di bisogno, che purtroppo la mente tende sempre a dimenticare e non avere tanta riconoscenza, ma a me hanno insegnato ad averla, ad averla per sempre, non solo per un breve periodo. Quindi io vi sarò riconoscente a vita per quello che avete fatto nei momenti difficili di questa comunità, in primis per la pandemia. Non avevo mai avuto la possibilità di ringraziarvi in una seduta pubblica, se non tramite appunto quelle dirette che all'epoca rappresentavano l'unico modo per arrivare nelle case delle persone. E quindi quando ho ricevuto la tua chiamata non potevo fare altro che accogliere questa voce. Tra le altre cose, qualche giorno prima ne avevo discusso con il presidente, che mi aveva chiamato dicendomi cosa ne pensi. Se ho detto assolutamente nessun problema, organizzatevi, fate tutti i passaggi che dovete fare, io sono al vostro fianco, se serve manodopera sono a disposizione, non sono bravo come voi, ma per quello che posso fare anche lì sono a disposizione. E non mi sembrava giusto non essere in prima fila, motivo per il quale ho fatto una diretta pochi minuti fa, quella diretta che non era indirizzata ai comuni di Serra di Falco, ai cittadini del comune di Serra di Falco, bensì a tutte tale, perché io non riesco a capire per quale motivo su 8.000 e rotti comuni che abbiamo in Italia il sindaco di ogni città di questi 8.000 comuni, quindi di 8.000 sindaci, non debba ripetere la stessa identica manifestazione con gli stessi identici passaggi, che non sono, diciamo, nella diretta a sprecare cibo, perché noi non siamo abituati a questo, non sono sicuramente fare casino e creare disagi ad altri padri di famiglia che nel frattempo vanno a lavorare, perché così non si va da nessuna parte, ma è protestare pacificamente affinché si possa stilare all'interno di ogni comune, nel luogo per antonomasia della democrazia, che è il Consiglio Comunale, un documento ufficiale, perché quello che uscirà oggi è un atto pubblico, a firma anche del segretario generale che rappresenta lo Stato, oltre che delle istituzioni che sono qui messe da voi, ma che cambiano, sappiamo. E questo documento inviarlo nelle sedi opportune, che non è tanto la regione. Se ci fate caso, la bandiera che io considero la più bella tra tutte le regioni, ma sono di parte, ha tre simboli all'interno della stessa, che sono il grano. La regione Sicilia, non so se ne siete mai accorti, nella propria bandiera ha tre simboli, sono il grano. Non è tanto la regione da coinvolgere, quanto invece il governo nazionale, quindi il Consiglio dei Ministri, quindi la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e tutti i rappresentanti del governo europeo. Perché oggi lo sappiamo tutti che il problema viene proprio da questo. Cioè da un governo europeo che in nome dell'ambiente vede tra gli agricoltori nemici. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Una cosa che non sta né in cielo né in terra. E quindi, naturalmente, io mi complimento con quella che è stata questa manifestazione, che appunto è basata su
sulla pace, è basata sull'intervento di protesta, ma fatto con logica, fatto con criteri, che ci porta oggi, ci porterà oggi a prendere le vostre istanze, a metterle nero su bianco e ad inviarle agli enti preposti. Se lo fa solo il comune di Serra di Falco, non abbiamo fatto nulla. Se lo fa ogni comune d'Italia, non se la regione Sicilia, perché saremmo ancora pochi, ma se lo fa ogni comune d'Italia, non trovo motivo per il quale ogni comune d'Italia non debba fare la stessa manifestazione, non debba fare lo stesso documento. Se lo fa ogni comune d'Italia, forse, non è sicuro, ma forse cominceranno a sentirci. Io ho l'onore di avere il sindaco di Monteloro, l'ho detto anche questo nella diretta, non sapevo del tuo arrivo, quindi nessuno può dirmi, ah, lo sapevo. Comunità di Monteloro e Serra di Falco è la stessa comunità, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Sindaco di Monteloro e sindaco di Serra di Falco, e sindaco di Serra di Falco e sindaco di Monteloro. Sono la stessa identica cosa. Siamo un'unica comunità e lo siamo forse anche più allargato, nel senso più allargato coinvolgendo anche altri paesi, ma con Monteloro specialmente. E volevo ringraziare, e da lì naturalmente poi si muoverà venerdì, se non sbaglio già vi è stato comunicato, Sua Eccellenza il Prefetto, che ieri tramite la Digos mi ha contattato dicendomi che, e ringrazio anche quindi la Digos che mi tratta di sempre che è qui presente, dicendomi che la Sua Eccellenza il Prefetto ha saputo della protesta e quindi è disposta a ricevere una delegazione degli agricoltori e a quel punto si presenteranno con un documento ufficiale e quindi l'aiuto anche di Sua Eccellenza il Prefetto, che anche la rappresenta lo Stato all'interno della provincia, e l'invio al Ministero dell'Interno e ai Ministeri di competenza di questo documento che oggi scriveremo all'interno di quest'Aula sicuramente sarà zucchero che non basta. Grazie. Prima di prendere la parola leggevo Repubblica, notizia dell'ultima ora che la von der Leyen ha ritirato il regolamento su questi cibi. Probabilmente queste proteste stanno sortendo l'effetto. Lo dice uno, lo dico chiaro, che è un convinto europeista, cioè uno che crede sull'Europa. Credo però che in questa vicenda abbia commesso degli errori, perché è vero che dobbiamo cambiare, questo mettiamoci in testa, è vero che ma non perché ce lo chiede l'Europa, ma perché ce lo chiedono i tempi. Se voi vedete, siamo alle prese con un tempo che è ormai fuori da ogni ragione, cioè non è possibile che a gennaio fa più dei gradi. E dobbiamo prendere le misure per poter rispondere a questo cambiamento climatico, perché abbiamo a che fare con siccità e inondazioni. A proposito di siccità, non è possibile che i nostri invasi, nel momento in cui sia necessario avere acqua, sono privi d'acqua. Non è possibile. E su questo io penso dovremmo farci sentire, perché dico che l'argomento è complesso, perché riguarda l'Europa, ma riguarda anche noi, riguarda anche il modello produttivo in cui abbiamo messo gli investimenti. Io penso che da questa protesta deve provare però anche a uscire una proposta. Dovremmo cambiare, dovreste cambiare anche il modello organizzativo, perché se provate anche a unirvi nella produzione, probabilmente le vostre voci saranno più forti. Quindi io penso che questo sia un momento chiave per tutti, chiave per noi, chiave per l'Europa, chiave per l'Italia. Per cui approfittiamone, considerate la sensibilità che si è venuta a creare attorno a un tema. Una delle cose che insegnano quando uno va a scuola è che i settori produttivi si dividono in settore primario, secondario e terziario. E il settore primario è il settore agricolo, cioè alla base di tutto sta l'agricoltura. E se tu non ascolti, non dai risposte al settore primario, che è quello che fa vivere questa terra,
con mille problemi, perché noi rispetto ad altri dobbiamo aggiungere i mille problemi, lo dicevo prima, gli invasi che sono vuoti, le infrastrutture che mancano, quindi i problemi che vive l'agricoltura siciliana e in particolar modo l'agricoltura delle aree interne sono ancora più amplificati rispetto a quelli delle altre terre. Ringrazio Daniele e Leonardo perché su questo tema hanno acceso un faro e io accolgo l'invito di Leonardo. Noi faremo un consiglio comunale in cui approveremo un ordine del giorno che dà sostegno alla protesta degli agricoltori e degli allevatori. Faremo in modo che questo ordine del giorno sia condiviso almeno dai colleghi sindaci della zona, però dobbiamo fare in modo che dentro questo documento mettiamo interno anche le criticità che vive l'agricoltura prettamente siciliana e prettamente delle aree interne. Facciamolo, perché penso che sia questo anche un modo per affrontare davvero anche gli aspetti che ci toccano più da vicino, non soltanto i pesticidi, l'IRPEF, ma anche il tema di come condurre l'agricoltura in quest'area depressa della nostra terra. Per cui grazie dell'invito e buon lavoro. Amministratori che sostengono con noi questa causa, però non è questa causa. Se vogliono si possono accomodare, poi c'è qualche sede, quindi vi invito a nell'area stampa. Dopodiché, adesso. Qui sulla sinistra ci sono tre sedi, nell'area stampa. Procediamo con gli interventi. Quindi possiamo continuare con gli interventi. Chi vuole intervenire a prendere parola? C'è parte del consiglio comunale, ci sono consiglieri che vogliono intervenire, c'è l'agricoltore ovviamente. Chi vuole intervenire? Possiamo presentare quando detto a voi, posso intervenire. Perfetto. La parola agli agricoltori, prego. A certe norme, però nello stesso tempo importiamo tutta l'esportazione di cui ci sono fitofarmaci qua vietati in Italia da 20 anni, quindi penso che sia a parte una irregolarità e poi dopodiché anche un costo eccessivo per noi, perché
se prima spendevamo botte per produrre un chilo di arance, un chilo di uva, adesso ci andiamo a ritrovare con prodotti che prima costavano 20 euro, ora costano 250 euro un chilo. Quindi anche noi questi costi dobbiamo ammortizzare nelle cose, nella materia prima finita. Volevo ringraziare i colleghi di Mondadoro che ci hanno dato questa locandina che ve la volevo leggere. Di Ramaluto, Palma Mondeggiare e Legata, scusate, non lo sapevo. Vi leggo tutte le nostre illustrazioni così. Allora, uniti nel tentativo di salvare il settore agricolo, fondamentalmente per l'economia della provincia, e in cui lavorano migliaia e migliaia di persone, espongono le proprie rivendicazioni e pretese a difesa dell'intero settore. Istituzione di una scala mobile per adeguare di anno a anno la variazione del prezzo dei costi produttivi al prezzo di vendita dei prodotti agricoli. In questi anni, infatti, l'aumento del costo delle materie prime ha fatto sì che in Sicilia sono necessarie 80 centesimi per produrre un chilo di grano e noi ce lo pagano 28 centesimi. Quindi, vedendo un po' quanti soldi ogni anno andiamo a prestarci alla banca oppure andiamo a prendere i sacrifici fatti magari dai nostri genitori per poter pagare i fornitori. Quindi, al contrario, invece di guadagnare, andiamo in vendita. Un chilo di grano, 50 centesimi per produrre un chilogrammo di uva da tavola. Considerato l'uva da tavola viene venduta ai supermercati a 5 euro, è giusto? Noi viene pagata 50 centesimi quest'anno, una media dell'anno scorso che era a 20 centesimi. Quindi noi siamo proprio in bancarotta. 70 centesimi per produrre un chilogrammo di candelupo, mentre gli agricoltori vendono tutti questi beni a commercianti rispettivamente a 102 centesimi, a 40 centesimi al chilogrammo, non riuscendo nemmeno a ripagare l'investimento fatto e andando in perdita. I frutti della nostra terra, come ad esempio i citati, devono essere messi nel mercato almeno a 1,50 euro al chilo, permettendo agli imprenditori agricoli di poter rientrare nelle spese ed avere un guadagno tale di poter vivere dignosamente. Perché giustamente pagando andando noi in sottoperdita, mettendoci a regola con tutte le carte e burocrazie che ci sono, noi giustamente non ce lo possiamo permettere di farci nemmeno una vacanza un weekend. Quindi non vi fate illudere, perché dice a voi vi danno i soldi a fondo perduto, non ci danno un dire con dire. Scusate per andare a ridere, ma noi ci mettete la tanto. Chiediamo inoltre la fissazione di un tetto massimo al prezzo delle materie prime necessarie alla produzione agricola, l'aumento del costo dei concimi, dei carburanti e di tutte le materie prime sta uccidendo gli agricoltori, gli allevatori, impedendogli di continuare a lavorare senza indebitarsi. Praticamente vi faccio un conto anche come matematica. Attualmente abbiamo comprato l'urea a 130 euro al quintale, che prima era 88 euro al quintale, grazie all'inflazione. Quindi poi sempre il periodo di semina, non so perché il gasolio ci aumenta a tutti, è un mistero, il seme non si può comprare, quando andiamo a vendere la materia finita, se ci troviamo i conti, dici tanto ho speso di urea, tanto ho speso di gasolio, tanto ho speso di questo, che cosa ci resta? Meno 10.000 euro, meno 15.000 euro, questi sono i nostri risultati. Allora, poi vogliamo valorizzare la valorizzazione dell'agricoltura e dell'allevamento per dare ai giovani siciliani l'opportunità di restare in Sicilia e non andarsene all'estero e vivere con i frutti della propria terra, perché giustamente sendo dice, certuni hanno 20 ettari di terreno, 50 ettari di terreno e poi che vanno a fare i camerieri in Francia.
perché giustamente con 50 ettari di terreno non si può vivere più. Prima bastava soltanto un ettaro e si sopravviveva dignosamente. Rendere l'agricoltura un'opportunità di lavoro per tutti i giovani, a cui non è garantito un futuro nell'isola e sono costretti ad abbandonare le campagne e ad emigrare. Vogliamo anche riconoscere la centralità del lavoratore agricolo in quanto guardiano e protettore delle campagne anche da eventi come incendi, porre un freno al sciacallaggio dei terreni coltivabili da parte delle multinazionali dell'energia, interessate ad acquistarle a basso costo per realizzare mega impianti di pannelli solari e paleoliche. Quest'altro è un'altra fregatura, inutile che specifico perché poi magari vi prendo di nervosismo. L'abolizione dell'IRPEF sui redditi dei terreni agricoli, l'ennesima tassa per le aziende agricole che si va a aggiungere alle numerose imposte pagate e all'IVA, propositate sulle materie prime, cioè già abbiamo gli aumenti, poi abbiamo IVA, di nuovo IVA su IVA, quindi praticamente IVA forse ci viene al 50%, non so. Misure a sostegno degli agricoltori siciliani che nel 2023 hanno subito danni per 350 milioni di euro a causa della cronospera. Opporsi all'ingresso di carne sintetica, farina di grillo ed altri prodotti artificiali nel nostro mercato e danno dei frutti della nostra terra sana e genuina, cioè dove sta scritto che io mi vado a fare la pizza e ci devo trovare la farina di grillo, cioè dico, questa è una cosa, pur noi essendo grandissimi produttori, una volta eravamo anche il granaio d'Italia, invece ci tocca fare al contrario, ci tocca a noi vendere il nostro grano agli Emirati Arabi e viene pagato a 60-70 centesimi, ma a noi, a chi fa la tramite. E noi obbligati a mangiare il grano che viene dal Canada perché il Canada fa freddo giustamente e per diciamo fare la raccolta qualche giorno prima gli buttano il glifosato, quindi vedete che cosa ci mangiamo, è la realtà dei fatti. È la causa dei tumori e della celiachia. Che è la causa dei tumori, tanto faremo arricchire la Pfizer visto che costa una dose di chemioterapia sui 25.000 euro, quindi mezzermente guarda quanti soldi incasseranno. L'attuazione di un decreto di declaratoria di calamità naturale per l'annata agraria 2023-2024 per garantire ai lavoratori nel settore agricolo straordinarie misure di sostegno dagli eventi atmosferici avversi verificatisi nella nostra isola come la siccità che ha colpito l'intera Sicilia. Oltre a tutte le problematiche che abbiamo di adeguazioni giustamente all'Europa, dobbiamo avere anche questo problema della siccità. Questo è l'ultimo colpo di grazia, è stato questo per noi, perché questo è stato quello devastante. Purtroppo dopo vediamo, signore, non ne abbiamo colpa nessuno, il nostro signore è stato un buon occhio. O ci sono i cambiamenti climatici, può essere. Allora, contributi per PAC e il PSR, immediato pagamento delle domande uniche e PSR per dare ossigeno al settore. È necessario stabilire tempi celeri e sicuri per l'erogazione, di avere certezze dei contributi della domanda unica e del PSR entro l'anno solare di presentazione della domanda, invece passano anni per quanto. Misura superficie, l'entità compensativa, agricoltura biologica, produzione integrata, eccetera. Io già ho letto queste cose. Andiamo oltre la nostra assemblea che abbiamo fatto. Vi ringrazio a tutti, se c'è qualche altro che... Grazie Roberto. Grazie a tutti. Manca il lavoro. Voglio fare una cosa, ho un pensiero.
fare una corsa di cavalli. Una corsa di cavalli è la paglia, il tofino, queste cose, si vede. Perché tu a mangiare animali, capisci? Anche già c'è un gioco. Girano tutte cose per stare fatte, non vedi via, ok? Non potevo fare niente. Fare una cosa di cavallo, calola. Ero detto che me la ricordavo.
dire, i nostri allevamenti si stanno dimezzando pure perché un allevatore non ce la fa a portare avanti, non lo so, dico, sparo un numero, 100 capi, perché l'erba non cresce, il fieno non si può fare, i mangimi costano, si sono raddoppiati, quindi cosa fa? Svendono gli animali. Amici miei, nel mese di settembre, nella zona delle Madonie, hanno svenduto i vitelli da ristallo che hanno svenduti tutti. Vitelli che andavano, potevano essere pagati a 800-1000 euro, li hanno venduti a 600-500 euro. Un allevatore per portare un vitello al macello, sempre se ci va il macellaio in stalla a comprarselo, io prima ero ragazzino e c'era il foro guaio, la canistetta, portavamo i vitelli già ingrassati, portavamo al foro guaio, a Caltanissetta, bene o male mio padre vendeva 5-6 vitelli a dei macellai e andava a pagare la rata alla banca, le cosiddette cambiali, si alzavano i cambiali, vero? Adesso un vitello prima che esce dalla stalla passano 15 giorni, Totò, 15-20 giorni, perché ci vuole. Foglio del veterinario che deve fare le analisi, foglio rosso, devi portare il vitello al macello, lo devi macellare, deve stare là tot giorni, perché noi siamo criminali, gli agricoltori siamo criminali per la comunità europea. Questa carne potrebbe essere taroccata, devono fare di nuovo analisi sulle carcasse, poi collarle e poi forse arriva nelle vostre tavole, ma non lo so. Nelle nostre tavole adesso stanno arrivando porcherie. Ci hanno fregato, purtroppo hanno fatto, ci hanno impiccato. Adesso se la passano con la farina di grillo, se la passano con la carne sintetica, ma signori miei, chi ha figli e li ha portati al McDonald's, non li riportate più! Che quando tagliamo le nostre bistecche, prodotte qua in zona, in Sicilia, come vi dicevo poco fa, abbiamo allevamenti che sono extra lusso, i controlli che ci sono nei nostri allevamenti, nelle nostre filiere, questi non ce ne hanno, ne manco negli altri paesi, perché fanno passare di tutto. Qua gli fanno delle culture di antibiotico, un vitello di 8 mesi, di 6 mesi, già ve lo portano a chissà quanti quintali, mentre per un vitello che mangia sano come i nostri, per portarlo a 6 quintali e mezzo, 7 quintali, devono passare 18 mesi. Ma di che stiamo parlando? Poi quando vedete le fettine, come dice Peppe, la panella, la fettina era tanta, è andata tanto. Sì, è normale, per questo. Perché ci sono gli antibiotici, quindi io invito tutti ad aiutarci a continuare a portare sulle tavole, sulle vostre tavole, i prodotti nostri sani e genuini. Di grano, di uva, di vino. Abbiamo una bella realtà che potrebbe essere la cantina dello Zotò, Totò Greco, c'è una bella realtà. Questa azienda, come parlavamo una sera, è disperata anche lei, perché arrivano tutti i vini da lontano, dalla Spagna, dalla Francia, e dalla Tunisia, l'olio. Abbiamo degli olifici qua nei dintorni, dove produciamo veramente olio, ragazzi, che è la fine del mondo, ce lo invidiano tutti. Ma è sottopagato, tutto sotto prezzo. Il grano, dico, ci sono delle persone qua che hanno delle ventitrebbie, per uscire una ventitrebbia da dentro il capannone, una ventitrebbia ha bisogno, penso, sui 250 litri al giorno di gasolio, giusto? E non deve succedere niente. 500, io non lo so, ditemelo voi, poi mi alzate e lo dite, io non lo so. Però, e non deve succedere niente, non deve scattare una rotta, non si deve rompere una crociera, non devono saltare le cinghie, perché sennò questi a casa non ci portano niente, se poi a fine giornata vanno a vedere se è rotto la crociera per costare
ti è costata tanto, il grano che me lo sottopara, questi a casa che ci porti? I pantaloni fuori, errore. Nemmeno i soldi per comprare il detersivo. La moglie la sera quando rientriamo ci dice cosa avete portato. Perfetto, stile, tutto bene. Che già la basta. Tutto bene che ci portiamo via. Io ripeto, sono qua perché ho una dignità, la mia famiglia ha una dignità, tutti ce l'abbiamo. Io il mio stipendio, oggi ho preso un giorno di ferie, come non avessi pregato meglio di essere qua. Ma sono qua perché ci credo, perché credo alla mia terra, perché credo in questa bandiera, come diceva Leonardo. E credo in voi. Spero anche nelle istituzioni, come diceva Leonardo, il sindaco di Montedoro, tutti voi. Spero in voi, speriamo in voi, che ci date una mano per continuare, ripeto, a portare cibi sani nelle tavole di tutti. Abbiamo i peschetti, dico questo e poi vi ritiro. Abbiamo i peschetti, le nostre pesche sottopagate, come l'uva, come questo, come quell'altro. Le pesche che sono di piccola pezzatura, queste rimangono. O la mangia realana, dico, non ci sono più, la filiera non c'è più, non ci basta. Ditemi voi, le pesche sciroppate, dove ce le fanno le pesche sciroppate? In turismo. Le comprate le pesche sciroppate, no? L'ANAS. Le imparate, di cosa vedete? Produzione in Sicilia, in Calabria, in Italia. No, tutto di là. Grazie a tutti. Gaetano per l'intervento, grazie Roberto per il video di dolore che avete esternato, per questi settori che sono veramente martoriati da politiche che non direttano la possibilità di competere in maniera leale. Ci sono altri interventi, io ho visto il... Prego, sì, la CIA, i rappresentanti dell'Organizzazione Italiana di Agricoltura, poco fa avevo detto che è arrivata una comunicazione che avete inviato sul dato altro. Buongiorno a tutti, ringrazio a tutti i presenti, la Presidente, a voi sindaci e a tutti. Io sono uno che mi sono diplomato in agraria, credo nell'agricoltura, ma in questo momento l'agricoltura è molto. Io la mattina mi sveglio e mi faccio qualche domanda. Dico, ma com'è che il grano ce lo pagano a 30 centesimi e un chilo di pane devo fare 4,50 euro al chilo? Cambiare questo sistema.
fanno anche noi. Siamo agricoltori anche noi e studiamo da voi tutto questo per bene. Abbiamo, si è iniziato con la guerra di Ucraina, si è continuato con l'aumento dei prezzi, si è continuata ancora con questa crisi climatica che sta portando la agricoltura siciliana a un periodo di crisi totale. Però vi posso dire che noi come organizzazione CIA a livello nazionale abbiamo iniziato già una protesta che è iniziata il 23 ottobre del 2023 a livello nazionale direttamente a Roma, dove abbiamo fatto nascere una piattaforma, dove in questa piattaforma abbiamo inserito alcuni punti critici per noi e punti che dovrebbero e devono aiutare l'agricoltura. Vedremo qualcosa. Abbiamo richiesto al Gran Bolti innanzitutto un prezzo minimo garantito per i nostri produttori, tra cui siamo anche noi produttori, dove va ad aiutare il produttore stesso che affronta questo aumento di costi che affronta giornalmente, annualmente nella propria campagna. Abbiamo chiesto un prezzo, il doppio prezzo sui cartellini alla vendita, dove si vince sia il costo di produzione che si ha, ma anche il prezzo di vendita, dove il consumatore realmente va a vedere qual è il costo per portare avanti questo prodotto. Brava. E quanto cambiamo il prodotto di vendita, perché sappiamo bene, guardandoci tutti in faccia, chi ne fa le spese siamo noi produttori, perché il prezzo minimo è per noi. Passando nei vari step prima di arrivare alla famiglia, al prodotto, quando il prodotto finale viene acquistato, nei vari step viene aumentato e anche duplicato il prezzo, quindi l'unici a fare le spese siamo noi, quindi il consumatore deve realmente vedere qual è il prezzo iniziale e il prezzo di vendita finale. Abbiamo chiesto anche e chiediamo con forza a livello regionale ma anche a livello nazionale un contributo per poter formare anche degli invasi nei nostri territori per accumulare le acque che Dio speriamo faccia arrivare e poter usufruire noi agricoltori di queste acque, perché sì, abbiamo le dighe che fino ad oggi abbiamo combattuto e continuiamo a combattere con la regione, con l'assessore, con il direttore Caltabellotta, a far sistemare queste dighe, a far sistemare tutte le linee che sono con la brodo, e quindi tutto il territorio non può usufruire realmente dell'acqua che poi viene pagata effettivamente dal produttore. Abbiamo chiesto scusate, ma per me sono le prime volte perché sono un nuovo presidente, quindi sono le prime mie uscite per voi. Abbiamo chiesto con forza la prova al prezzo d'imposta. Perché i comitati ai sindacati non l'abbiamo. No, me mi hanno invitato. Vabbè, in consiglio comunale l'abbiamo invitato. Io sono qui perché sono stata invitata, non venivo in secondaria valutata. E comunque sempre un agricoltore. È sbagliato. In primis sono un agricoltore. Sono un produttore di grano, sono un produttore di pesche, sono un produttore di albicocche, sono un olificio. Quindi so che significa quello che state affrontando voi e in primis li sto affrontando io con un ufficio. Quindi la mia linea, la vostra politica è anche la mia politica, non è diversa. No, almeno per me è questo. No, non è stato così. E noi ci stiamo combattendo sia a livello regionale ma anche a livello nazionale su questo campo. Purtroppo i problemi che si devono affrontare sono tanti. Il suo collega della Conferenza ha detto che gli agricoltori non hanno problema in Italia un mese fa. No. Se lei ascolta le nostre. Non hanno problemi gli agricoltori italiani. Se lei ascolta i nostri interventi. Il problema è che il presidente della Conferenza in realtà non è un agricoltore, è un funzionario. A differenza di Combagricoltura e Cina. Bisogna perdere la politica, non vediamo il problema. Ma poi l'importante è avere il problema. Perché se siamo un cane, siamo tutta la maniera comunque. Si sta lavorando per far pagare con estrema celerità i premi dell'indennità compensativa, dell'agricoltura biologica, delle altre misure a superficie e il stato della PAC. Si sta chiedendo con forza l'obbligo di abolire immediatamente il 4% sull'importo della PAC, perché questo per noi non è una cosa.
è giusta, ma chiedo, io chiudo qua perché non voglio allungare la situazione, ma io prego come produttrice e poi come presidente CIA, chiedo che se noi organizzazioni, voi sindaci, tutti insieme collaboriamo e con l'aiuto degli agricoltori a portare un unico obiettivo, con l'aiuto dell'agricoltura, forse qualcosa la portiamo avanti, ma deve essere una collaborazione. Scusi, non lo voglio parlare. Lei ha detto con l'aiuto degli agricoltori. Con l'aiuto di tutti insieme. Siete voi che dovete aiutare gli agricoltori. Ma noi siamo qua per aiutare gli agricoltori. Io sono l'agricoltore. Ok, ci siamo, così ci siamo. Io la ringrazio per essere. Grazie a lei. Dipendere dall'agricoltura
tecnicamente, confrontandosi tecnicamente sulle problematiche, che sarà vitale per noi. A noi quando stabiliscono l'OGM, sappiamo che dovrebbero essere morte, però li salveremo tutti. È un altro obiettivo, però diciamole prima queste cose. Se vogliono fare natura, se non ti interessa, perché non è detto che dobbiamo produrre per forza. Se possiamo trovare soluzioni migliori, ma ci potrebbero guardare le problematiche sulla natura, potremmo essere guardiani della natura. Però chi si assume la responsabilità di chiarire queste cose? Non si può andare avanti se non ti dà l'obiettivo vero. E la schizofrenia serviva solo a dire stavolta gli diamo una botta di qua, stavolta gli diamo una botta di là. E noi sono stati questi. E quindi se ho profetizzato quella cosa là, è perché era già da tempo che succede questa cosa. Ecco, la comunità europea non ce la possiamo prendere neanche con i nostri politici, perché non contano niente. Occhio, ho concluso. Dopo di ieri, ci vedremo
Io vi ringrazio per quanto riguarda adesso il rappresentante che ha partecipato, perché l'ho più invitato proprio perché volevo che voi foste portavoce delle battaglie di assolutamente. Così come ringrazio, poi se ci sono responsabilità a livello apicale, ma certamente non sarà la cosa migliore ad essere responsabile per questo, Ringrazio anche le associazioni che hanno preso parte a questo consiglio comunale, vedo qua l'associazione Mosera di Falco, la Luse, l'Auser, tutte se non dimentico qualcuno, comunque si simbolo di sostegno a queste iniziative. Prego, Leo. Grazie. Allora, io sono Bruno Gallo, sono un imprenditore amico di Nara, faccio parte della CIA. Quindi non per polemizzare, ho preso la parola per il mio presidente, ma solo chiudiamo con il mio amico Angelo, che siamo amici da tanto tempo. Per quanto riguarda l'invito, noi siamo stati invitati dal presidente, dal sindaco e siamo presenti. La CIA, a differenza di altri, è formata da imprenditori. Sia io che il mio presidente siamo imprenditori agricoli, non percepiamo stipendio, io stamattina ho lasciato l'opera in campagna per essere qua presente. Una cosa di tutti gli interventi che ho sentito e li ho seguiti, non sono venuto per solo battere le mani, gli interventi vanno seguiti, tirare il meglio degli interventi e affrontare un problema unico. Quello degli agricoltori, secondo me, speriamo che sia migliorato, perché quello del settentrione si sanno un pochettino organizzare tutto. È quello che spesso e volentieri ci dividiamo e non facciamo fronte comune, ognuno per i motivi. Se noi consideriamo, parlo della Sicilia, non dalla Germania a scendere, che da Trapani a Siracusa la Sicilia è così vasta di prodotti, si fanno centinaia e centinaia di prodotti. Ognuno di noi ha un problema. Io un'azienda di Icolo, poi è il mio problema, assieme a quella c'era Icolo, è un altro problema, ma un problema comune che ci attraverso tutti, indistintamente, sono due. Quindi è quello teoricamente che entra merce di fuori senza alcun controllo di tutto, quindi entra grano, oro, di tutto, colori, di tutto, senza alcun controllo. Dove un operaio è sottopagato, dove non hanno controlli per quanto riguarda i fitofarmaci, e a noi ogni anno lentamente ci mettono qualche leggina sempre per ucciderci lentamente, cioè ci stanno ammazzando lentamente. Un altro problema sempre che prende tutta l'agricoltura è quella della grande distribuzione. Signore mio, i mercati generali, i mercati arcaici, dove quando si vendeva la roba si urlava, non parlo per le limitrofe di Venicatia, Vigento, Cartese, parlo i mercati generali di Milano, di Verona, sono morti, non esistono più. Comanda la grande distribuzione. La grande distribuzione è formata da 6, 7, 10 persone al massimo. Loro decidono chi deve morire, chi deve campare, decidono quando si compra, quando si vende. Una miseria al coltivatore, un salasso per il consumatore, perché l'uva da tavola, e qua penso che ce n'è, e anche io ce n'ho uva da tavola, sappiamo quello che significa portarla in cassetta, quello che costa, cioè per trovarla nei supermercati a 6 euro, a 5 euro, questo è quello che ammazza tutti, questo è quello che ammazza tutti. Noi dobbiamo chiedere i controlli dei prodotti che entrano e darci un premio a questa grande distribuzione, dirgli amici nostri non potete pagare 10 e vendere 1000, perché di questo si tratta. Poi un'altra cosa, perché siamo diventati, perché dobbiamo essere ecologici, questo vuole l'Europa, quindi non dobbiamo inquinare, in campagna ci tolgono un prodotto sistemico che non si può usare e non generano un altro, quindi ve la vedete voi, cosa che in Egitto vanno tranquillamente senza nessun problema. Quindi dobbiamo essere civili, dobbiamo essere regola, dice il dovere, è sempre in via onestamente, però con male soldi non si sa. Una cosa che non ne parla nessuno, che sta uccidendo le aziende una a una, è la legge 199. Ogni giorno l'ispettorato del lavoro, scusate, assieme alla polizia e ai carabinieri, vanno in azienda e se trovano una persona non ingaggiata, quell'azienda va chiusa,
va chiusa, c'è il sequestro dell'azienda e il sequestro dei conti correnti. E questo, siccome è una cosa, è una goccia nell'acqua, questo non lo dice nessuno. Però le aziende che chiudono, oggi tocca a me, domani tocca a te, non si sa che. Questa è una legge sbagliata, è una legge contro il caporalato. Il caporalato non ci fanno niente a caporalato, perché chi fa il caporalato è un delinquente, un disonesto, che non ha niente in casa, non ha nulla. Di tempi, per questione, perché non possiamo fare la visita fiscale, la visita medica a un operaio dalla sera alla mattina. Allora lo Stato che cosa ci fa? Invece di snellire i nostri problemi, ce li compra. Lo Stato deve riaprire gli uffici collocamenti, dove questa gente disperata, italiana e non, cerca lavoro, deve andare all'ufficio collocamento, dove io azienda, per esempio, 10 operai, pago e me li prendo in regola. Perché io che voglio fare tutte le cose in regola, spesso e volentieri, siamo costretti a telefonare questi delinquenti per avere 5-6 persone, per non buttare il lavoro di un anno. E poi che cosa ci fa? Viene una bella visitina, gli diamo il conto corrente, gli diamo le chiavi dell'azienda e siamo morti. Quindi un unico obiettivo, cari agricoltori e comitati, un obiettivo unico abbiamo, quello di salvare l'azienda. Chi produce formaggi, chi produce uva, chi produce grano, tutti stiamo morendo. Quindi dobbiamo chiedere una cosa unica per tutti. Solo così, e naturalmente manifestando, solo così possiamo ottenere degli risultati. Se noi diciamo, a voi non vi vogliamo, così bene, così brutto, non arriviamo a nessuna parte. Grazie. Grazie. C'era Daniela Iannello, secondo me, che voleva intervenire, ma prima volevo dare la parola al presidente del Consiglio Comunale di San Cataldo, perché San Cataldo mi risulta che da qualche giorno si svolgerà la discussione. Prego, presidente. Non ci sta parte, non ci sta. Buongiorno a tutti. E, niente, volevo rappresentare innanzitutto la solidarietà da parte dell'intero Consiglio Comunale di San Cataldo, il quale a giorni si riunirà anche per trattare il tema degli agricoltori. Stamattina 11 consiglieri comunali hanno formalizzato e chiesto al Consiglio Comunale straordinario e urgente, e oggi pomeriggio alle 5 abbiamo conferenza di capigruppo proprio per mettere in programma il Consiglio Comunale. Io però voglio cogliere l'occasione per fare alcune considerazioni che sono emesse anche dal dibattito assolutamente interessante e proficuo che è avvenuto stamattina. Uno su tutti è innanzitutto la piattaforma programmatica che oggi abbiamo la fortuna di poter leggere in questo bambino poco fa illustrato da un nostro rappresentante. È importantissimo che venga definito in modo inequivocabile, perché l'uomo qualunque, l'uomo per strada, ha preso dai telegiornali che vi è una battaglia importantissima, interessante, ma non aveva ancora chiaro, e non ha chiaro l'uomo qualunque, l'uomo del bar, quali erano le rivendicazioni che il corpo di questa manifestazione ha portato in essere. E poi permettetemi di dire che se è vero che alcune organizzazioni sindacali hanno avuto, dalla vostra categoria, hanno avuto un atteggiamento diciamo non del tutto chiaro rispetto a appunto la vostra avvertenza, credo che l'atteggiamento sia naturalmente cambiato e credo che sia necessario assolutamente che le organizzazioni sindacali, anziché essere respinte, vengano inglobate in questa manifestazione di interesse, perché naturalmente loro non possono fare altro che portare avanti i vostri interessi. Lo dico perché purtroppo, perché se ne dica, al netto dei consigli comunali che stanno di fatto a contatto con il territorio, che ascolteranno le singole istanze, in altri luoghi entrano i vostri rappresentanti di categoria e in quei luoghi potranno loro, anzi no, dovranno loro portare avanti le vostre istanze. Se non si riallega questo contatto tra la base e chi vi rappresenta, il rischio è sempre il cortocircuito. Permettetemi di concludere questa discussione dicendo che questa, che è una protesta assolutamente necessaria rispetto a quella che è la vostra avvertenza,
deve diventare, deve unirsi a sistema a tutte quelle che sono le proteste che purtroppo ancora non sono emerse. Una su tutte, la vicenda dell'università, del lavoro che, non, che manca e dell'intelligenza che scappano dal nostro territorio, la desertificazione, tutto quello che avviene in questo momento nel nostro meridione. Se vogliamo andare oltre potremmo parlare di questa autonomia differenziata che purtroppo ci arriverà addosso e che pagheremo a caro prezzo e che aumenterà il costo che pagheremo come comunità nel suo complesso. Quindi l'invito è, da questa protesta provate ad allargarla a tutti i settori, perché solo assieme forse riusciremo a far cambiare l'indirizzo politico non solo dell'Europa ma di tutte le istituzioni che ci rappresentano, dal comune fino ad arrivare, passando per la regione, arrivando a Roma e passando anche per Bruxelles. Grazie e buon lavoro. C'era Daniela, adesso è il momento di Daniela. Prego, Daniela. Informata come consigliere comunale, come persona, come cittadino, di tutta una serie di argomentazioni, oggi mi avete aperto un po' un mondo riguardante l'agricoltura che io ho sempre apprezzato e stimato. Io ho diversi parenti, anche più che altro a Montedoro, che vivono di agricoltura e quindi li conosco, li vivo e so quali sacrifici e che cosa significa. Osservo su di loro cosa significa la vostra vita, però nonostante tutto non avevo ben chiaro quanti fossero veramente i problemi che dovete affrontare giornalmente e quanto sia veramente il divario che c'è tra il lavoro che fate e il guadagno comunque che ne ottenete. Avevo preparato due parole che a confronto dei vostri interventi devo dire che sono veramente nulla, perché mi rendo conto di quanto ci sta dietro, che di quanto la politica a volte forse è stata strumentalizzata più che altro, non dandovi la giusta ricompensa, diciamo così. Oggi abbiamo convocato questo consiglio comunale chiaramente per dare voce a voi su tutta questa problematica e sicuramente non possiamo darvi né delle risposte, come diceva all'inizio il Presidente del Consiglio, né delle soluzioni. L'unica cosa che possiamo fare è appunto dare la nostra vicinanza e soprattutto condividere quella che è questa lotta, che non è sicuramente una lotta vostra ma è una lotta di tutti, anche perché alla fine voi siete quelli che realmente il settore e il settore agricolo, il macroalimentare, l'allevamento è quel settore che effettivamente più di tutti si occupa di quella che è la sopravvivenza dell'uomo. E a questo punto, dopo i vostri discorsi, oserei dire che siete i custodi della nostra salute, perché obiettivamente siete quegli unici che combattete per una qualità di un prodotto che noi nemmeno conosciamo, nemmeno ci rendiamo conto a volte di cosa mangiamo. Quello che spiegava poco fa Gaetano è stato proprio molto molto chiaro, molto esaustivo, molto lampante, quello che arriva sulle nostre tavole rispetto a quello che voi producete. Quindi darvi voce è il minimo che potevamo fare, è il minimo che si può fare, anche diffondere tutto questo, perché tutti veniamo a conoscenza di questa realtà. E a questo punto quella che è la politica, che tante volte è stata distratta se non assente in questo settore, per quello che vi sento dire, non serve più la strumentalizzazione politica di tutto questo. Servono delle azioni reali, servono delle azioni congiunte, però effettivamente parlando di istituzioni
Costituzione, parlando di delle varie associazioni, cioè è giusto che ci sia un'azione congiunta per avere più voce, per avere una voce anche più forte e che arrivi dritta, diciamo, a quello che sarà il governo. Un governo che piuttosto si è distratto pure nelle ultime, nella delega mille proroghe, nei vari finanziamenti che sono arrivati adesso. Effettivamente non c'è granché per gli agricoltori, non ha pensato a nulla di tutto questo, nonostante siate il settore principale. Ma la botta di grazia, come si suol dire, penso che ce la stia dando anche l'autonomia differenziata, di cui oggi abbiamo parlato ben poco, perché essendo l'agricoltura materia regionale e avendo adesso con l'autonomia differenziata creato una simmetria, una disparità, una differenziazione di quelli che saranno i fondi anche che arriveranno, penso che l'agricoltura, l'infrastruttura e tutte le cose che sono attorno all'agricoltura e che comunque sono fondamentali saranno a loro volta nuovamente messe a dura prova, e quindi si peggiorerà sempre di più questa problematica. Come consigliere comunale, l'unica cosa che oggi posso fare sicuramente è chiedere alla nostra amministrazione l'impegno di intanto dichiarare, appunto come stanno facendo in altri consigli comunali, come mi auguro avvenga in altri ancora, la calamità naturale, la condizione di calamità naturale per la nostra provincia, e comunque portare avanti almeno questo aspetto. Questo è poco, diciamo, perché mi rendo conto che avete bisogno di molto di più, abbiamo bisogno di molto di più, che come consigliere comunale mi sento di chiedere. Vi ringrazio per tutto quello che fate. Grazie Danilo per il contributo. C'era Gina Dottorici, mi pare che voleva intervenire. Io come va detto prima. Carne sofisticate, però volevo
Ecco, dare semplicemente un input adesso io con il discorso della, di portare avanti l'agricoltura, che purtroppo in questo momento anche storico, richiede manodopera, perché molti ragazzi non hanno capito, anche figli di agricoltori, nipoti di agricoltori, non vanno a fare gli agricoltori, vanno a fare altri mestieri, perché ormai c'è altro, c'è la televisione, c'è tutto il resto. Io sono consapevole di questo, però volevo dire che molte cose vanno anche protette, portate avanti con coscienza, perché gli agricoltori devono capire che i pesticidi, le cose, forse era più facile lavorare così, ma è meglio di no, prendere meno anche come lavoro, se capisco il lavoro è pesantissimo, per carità, prendere però a favore di una sana qualità della vita. E qui sappiamo che si muore di tumori, si muore di tutto il resto, virus di tutti i tipi, però noi stiamo avvelenando il pianeta, noi, cioè, ci metto pure io, anche se sono in difesa, ma penso che tutti vorremmo che non si arrivasse a questo, perché se no non ha senso manco fare le lotte. Allora, se dobbiamo fare le lotte, un poco di buonsenso, un poco di coscienza dobbiamo averlo da ambo le parti, sia gli ambientalisti, sia gli agricoltori, sia tutti quanti, e capire quello che si può fare, fin dove si può arrivare, dove non si può arrivare. Una cosa a nostro sfavore l'ha messa purtroppo la comunità europea, dove noi non c'entravamo in realtà, però perché abbiamo noi la Sicilia, a parte che era il famoso granaio d'Italia, dove è finito? A parte che non riceviamo a quanto pare niente a livello di peso monetario di tutti questi miliardi che sento dire, dove vanno? Io vorrei queste risposte, poi, che comunque credo nessuno sappia darmi, però voglio una vita sana, voglio una vita no, spericolata, ma la vedo io personalmente, ma voglio una vita sana per me e per tutto il pianeta, perché noi stiamo rischiando veramente cose gravissime, non lo capiamo, perché tanto si va correndo, si come, si pensa, le bollette, le cose da pagare, giustamente anche gli agricoltori hanno le loro cose da pagare, io capisco che si lavora per quello, e quindi vabbè, sto parlando assai, però dico, come ambientalista mi interessa l'ambiente, ma mi interessa anche un'altra cosa, l'ultimo messaggio che volevo dare, il discorso della carne. Allora, si consuma molta carne, se riuscissimo a tornare un po' indietro, questa carne che si aumentano poi anche le filiere dove c'è le mucche che sono torturate, tutto il resto che dobbiamo farle di più, cioè, questa è una condanna che sto facendo a chi ci lavora con questo campo, lo capisco, però vogliamo la vita sana, allora dobbiamo un poco eliminare lo spreco, e con questo ho chiuso. Io non c'entro niente con l'agricoltura, vi ringraziamo insieme io sono fotografo da 50 anni, non ho preso mai un euro perché mi chiamano le padrina e chi non vuole pagare. Allora io mi presento, Rino Miscichè, e ho fatto 10 anni in ferroviere, mi sta poi 32 anni all'agenzia delle entrate. Cioè, con l'agricoltura c'entro, ne capisco tanto, perché quando io ero macchinista per 10 anni mio zio scriveva a Ruta Rossa e siccome mi voleva bene e vedeva che io ero portato e facevamo le frane, i piselli, l'orto, quindi capisco. Non posso essere quello che dà consiglio, però mi capisco le cose. Vado a fare la spesa, sono selettivissimo, guardo gli ingredienti, sono socio dell'altro consumo da 25 anni. Quindi a me non mi frega nessun forse, perché gli ingredienti, come sappiamo, diventano in maniera dal più usato al meno usato. Il problema vostro qual è? Il problema è di trovare il reddito. Come si trova il reddito? Le fave invece di darle all'ingrosso si vendono agli amici, al dettaglio, mercato del contadino, come si dice una volta. Mercato del contadino che io vado dall'azienda di Eva a comprare dalla signora
è andato a comprare la stessa uncinata al chilometro zero, non le fabbriche, vediamo a Conad o a Sinist, ho visto cose tutto da Sudafrica. Quanto inquina c'è frutta? Oh male, perché l'aereo, e allora non scegliamo mai più la frutta del Sudafrica, del Cile, le noci, le prendiamo a Opadoro, le prendiamo a Mussomeli, le prendiamo per esempio quella ottima provincia della Russia. Quindi il discorso di Gina e l'ecologia sta nel nostro stomaco, sta allora la pasta, non usiamo quella con grano extra lavure, anche se non sappiamo poi spesso che l'altro consumo li becca che c'è il glifosato secco. Quindi ci sono le frodi del glifosato. Per voi io vi dico, consorziate l'uva, le grana, non si rende così a una uva, che pistacchio, fate di nuovo le lenticchie di quell'altro che ho comprato per tanti anni a 4.000 lire al chilo. Allora fate prodotti di nicchia, buoni, ottimi, vedete che io ce la vengo a comprare, le lenticchie anche a 10 euro, un piacere di pigliare le lenticchie di quell'altro. Allora si può, il riscatto nasce dall'agricoltura, che è la cosa primaria, no? Primaria, secondaria. Primaria perché senza l'agricoltura non si mangia, giusto? Perché, come diceva purtroppo uno che è profondo peso, un popolo che abbandona la terra è un popolo che è soggetto a perire. Con questo io non vi voglio tagliare, io non sono appunto un esperto, sono uno che ha vissuto di stipendio, quindi con lo stipendio e due figlie, una a Bologna che sono di lei, una e una qua, in cerca di occupazione, mi vado a trovare il volantino con la F dell'Agostin, il volantino del campo, l'usilis che fa il 20%. Questo perché? Perché si cerca di stare in casa. Perché il povero, che ci sono tanti poveri, io con padre Filippo ho vissuto 30 anni di volontariato, di notte, noi andavamo, non l'ho detto mai a nessuno, ma andavamo da zingare, da poveri, alla Gamoto, a Pantalone. Ecco, con padre Filippo, i poveri allora scelgono quelle che costa meno, le volte che ho grandi decennizi, pigliano il pane che costa di meno, e che, quindi non si curano che c'è il glifosato. Allora chi può spendere? Invece si compra la pasta guida in Rangano, la pasta forcata. Comunque, io chiudo, io vi auguro tante cose belle, perché siete veramente le persone più belle del mondo, quelle che coltivano la terra. Grazie mille. Grazie Lindo, c'era l'ultimo intervento dentro di Alessandro Sopoggi, del Consiglio Comunale. Io prima ci tenevo a ringraziare le forze dell'ordine, il comandante delle stazioni carabinieri Tommaso Pozzi, il dottor Perrina, per i loro collaboratori per il comandato svolto che ci hanno ricordato di maniera più male a dire questa manifestazione, lo svolgimento, si capisce lo svolgimento. Non è semplice intervenire perché mi rendo conto che ci sono tante famiglie che vivono d'agricoltura e so perfettamente la difficoltà che hanno per ogni anno chiudere l'anno e dire cosa ci è rimasto in tasca. Parlo da un appassionato, io mi reputo contadino, anche se insegno, ma i miei alunni dico che sono un contadino perché comunque allevo e amo la terra. Chi mi conosce sa perfettamente quanto amo questo territorio e sa anche quanto cerco di valorizzarlo. Spesso ho ospiti da tutto il mondo, effettivamente, che vengono a soggiornare qualche giorno in campagna da me e tutti apprezzano la bellezza di questo territorio. Quindi il ruolo principale di chi coltiva la terra, di chi la ama, è quella di proteggerla e valorizzarla. È ovvio che chi lavora la terra e ci deve vivere perché non ha la fortuna come me di avere uno stipendio deve usare tutte le strategie per portare al reddito, anche molte volte anche a malincuore, utilizzando prodotti che sappiamo che sono tossici, ma sono tossici anche per chi lavora la terra stessa, perché comunque andarle a spargere non è una botta di vita, tutt'altro. Sicuramente l'Europa ha le sue responsabilità,
dimentichiamoci anche, quando fu delle quote latte, l'assenteismo in sede di commissione dei rappresentanti italiani. Quindi i nostri politici, i nostri rappresentanti hanno delegato gli altri per prendere decisioni sulla nostra pelle e ne paghiamo le conseguenze. Sicuramente l'Europa fa il suo, i rappresentanti politici italiani fanno il loro, ma abbiamo anche un governo che dovrebbe iniziare seriamente ad affrontare i problemi. Primo, sicuramente la tassazione, il costo eccessivo delle materie prime, il carburante stesso. Quanto è il valore reale del carburante che noi paghiamo e quante sono invece le accise che caricano sul carburante? Però fanno comodo al governo. Non dimentichiamoci anche il costo della manodopera, ma questo vale non solo per il settore agricolo, vale anche, nel caso specifico, un ambiente più frequento, il settore alberghiero. Gli imprenditori alberghieri lamentano il fatto che il costo del personale è eccessivo, quindi andrebbe detassato anche per migliorare in qualche modo le paghe dei dipendenti, che poi possono in qualche modo, avendo più reddito, sicuramente consumare. Quindi il governo può fare qualcosa, deve fare qualcosa. Si sente dire in questi giorni di usare il PNRR, cavolata più grande in questo mondo, perché il PNRR arriveranno valangate di soldi, esperienza personale della scuola, buttate al vento, soldi che ahimè i vostri figli pagheranno. E quindi la situazione peggiorerà, sì, arrivano i soldi, tutti felici e contenti, ma poi il ben godi passa e poi si arriva a pagare ciò che abbiamo avuto. Quindi sicuramente voi avete una responsabilità grossa, quella di preservare il territorio. L'amministrazione ha un altro compito importante, però mi risulta molto cieco in questo caso, perché dovrebbe aiutare i produttori, chi trasforma le materie prime, a valorizzarle. Io ricordo al Presidente che più di un anno fa presentammo assieme con Daniele una proposta per riconoscere il valore dei nostri prodotti. Denominazione comunale. Ad oggi tutto tace. Io quindi tutta questa sensibilità da parte dell'amministrazione comunale non l'ho ancora vista. Solo promesse, solo parole. Eppure l'amministrazione ha uno strumento per valorizzare ciò che voi producete. Anche perché può essere un volano per promuovere i nostri prodotti anche al di fuori del territorio comunale. Si potrebbe anche creare una sorta di promozione per stimolare l'acquisto, quindi tutti noi abbiamo contatti in tutta Italia, dal nord al sud. Per quale motivo non promuovere i nostri prodotti, specialmente al nord, dove ci sono gruppi di famiglie che grazie all'acquisto solidale acquistano direttamente dal fornitore. Questo andrebbe fatto, questo è quello che l'amministrazione dovrebbe fare. Evidentemente ha altre priorità. Io aspetto fiducioso che quanto è stato approvato all'unanimità al Consiglio Comunale venga dato atto e non solo promesse. Grazie, scusate. Infatti io spero che gli uffici dell'area più 1, se non sbaglio, forse dall'esempio, possano nel più breve tempo possibile adempiere a quell'indirizzo. E di fatto naturalmente noi come amministrazione non possiamo sostituirci al lavoro, paradossalmente se fosse manuale forse sarebbe meglio, cioè costruire
costruirà un tavolo, lo faremo magari sbagliato, però prendiamo il martello, prendiamo il chiodo e in qualche maniera iniziamo il lavoro. In questo caso purtroppo siamo costretti a passare dagli uffici. Io non voglio scaricare la palla agli uffici, per carità, perché so che se ne occupano di tante di quelle situazioni e di quegli obiettivi che comunque la maggior parte delle volte vengono raggiunti, però non è una giustificazione. Cioè non possiamo giustificarci sul fatto che gli uffici abbiano conseguito alcuni risultati e poi di fatto però siano mancanti in altri, soprattutto perché uno può aspettare 6 mesi, può aspettare 7 mesi, ma dopo un anno 15 giorni di spazio, perché penso che non ci voglia di più, si possono trovare. Quindi io, il mio invito è, se è possibile, l'area più 1 più 4, l'area più 4, il mio invito è praticamente, se fuori, compatibilmente con i problemi naturalmente, in questo mese che verrà, ricavarti 1, 2, 3 ore naturalmente che ti possano essere giustificate anche con una mia dichiarazione, un mio documento, per rassentarti dal tuo lavoro, quindi non perdere oltre quello che già metti per essere presente, affinché possiamo andare dal responsabile dell'area più 4 e programmare in tempi ristretti l'attuazione di quello che è stato votato in consiglio, e che ci tengo a precisare non è stato assolutamente motivo di ostacolo da parte dell'amministrazione, anzi è stato uno di quei progetti che abbiamo immediatamente fatto nostri e inviati all'ufficio preposto. Quindi hai la mia parola che andremo negli uffici preposti, nell'ufficio preposto, e faremo le dovute pressioni. Gli strumenti sono già stati dati a disposizione, quindi su quelle che sono le procedure, anche perché avevo inviato un regolamento per come poter attuare e raggiungere questo obiettivo dei riconoscimenti formali. C'era anche il regolamento per un concorso per definire il logo dei prodotti. Proprio questo è di uguale, facciamo un passaggio presso gli uffici e facciamo in modo che il regolamento possa essere attuato e fatto il banco, così come abbiamo fatto tante altre volte. Per la democrazia partecipata abbiamo chiuso il banco qualche giorno fa dopo 40 giorni di pubblicazione, quindi penso che se c'è già il bando annesso alla proposta, glielo facciamo attuare immediatamente, nella speranza poi che naturalmente i nostri agricoltori possano partecipare. Va bene, quindi noi venerdì, visto che insieme ai rappresentanti del comitato, giovedì 10 incontreremo il prefetto insieme ad altre delegazioni di altri comuni, quindi poi sicuramente vi ci aggiorneremo. Quindi grazie ancora a tutti voi agricoltori che avete sollevato il caso, avete permesso tutto questo, che Dana, Graziana, Roberto, Raimondo, a tutti a Salvatore, gli amici montatori che ci hanno aiutato, veramente a tutti voi per quello che avete fatto. Grazie a Antonino per le riprese, al RCS, al Lille, al Totò, alle associazioni, a tutti i rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni dell'associazionismo. Grazie a tutti e ci riaggiorniamo non appena potremo il progetto, vi racconteremo quanto faremo. Grazie infinite.